La Scavolini Banca Marche si aggiudica lo scontro diretto salvezza contro Biella. Due punti d'oro per i marchigiani che lasciano proprio ai piemontesi l'ultimo posto della classifica e l'ottavo successo consecutivo per la formazione di Marcoschi sull'Angelico, che invece viaggia in questo torneo con lo stesso numero di sconfitte di fila. Il break decisivo è arrivato verso la metà del terzo periodo, 16-2 con Pesaro che passava dal meno 1 al più 13. I padroni di casa toccavano anche il più 20 a 6 minuti dal termine. Stipcevic e Trey Johnson sono stati i migliori realizzatori con 25 punti a testa. L'ex Milano, che ha tirato con 7 su 12 da 3, ha aggiunto anche 6 recuperi. L'esterno statunitense ha catturato 5 rimbalzi e smazzato 4 assist per una valutazione di 27. Pesaro ha avuto un eccellente apporto da Kinsey. 19 punti, 6 falli subiti, 11 rimbalzi e 4 recuperi per una valutazione di 29. In doppia cifra anche Berbur, 16, Mac, 15 e Cavaliero. 12 punti e 6 falli subiti per l'italiano. In casa Angelico, ottimo il debutto di Pinkney. 16 punti e 13 rimbalzi, valutazione 24. A pesare sull'economia del match, la percentuale da 3, 46 abbondante per la Scavo contro il 29 del roster di Cancellieri.